è fuori programma. È un pezzo che è stato riscoperto dal nostro maestro di Leonardo Primavera, è un autore di Barletta del Cinquecento. Maestro, vieni, perché visto che l'hai riscoperto tu ci dici un po' la storia e ci dici anche le caratteristiche storiche. Senza microfono, perché... sì. Allora, si chiama Le Villanelle, allora, il brano che andranno a eseguire. Sì. Il brano è di Leonardo Primavera, è un compositore pugliese, barlettano del 1500, e, caro amico di Gesualdo da Venosa, lui scriveva soprattutto dei madrigali, e in quel periodo il madrigale era la villanella, che è quella che poi è diventata la canzone, quindi queste sono delle vere e proprie canzoni. Siccome eravamo in tema di canzone questa sera, abbiamo colto la palla al balzo, visto le ricerche che facciamo in continuazione, per eseguire questo pezzo, Tre donne belle. Allora, il testo è divertentissimo perché racconta di queste tre donne che fanno gran battaglia, nel senso che, è scritto proprio nel testo, non l'ho inventato io, fanno gran battaglia nel senso che sono così belle che oscurano il sole, imbrunano le stelle. È molto particolare, ma la particolarità è quella che ascolterete. Io ho fatto la semplice trascrizione della melodia, cioè così com'era, l'ho diciamo suddivisa negli strumenti, quindi sentirete un sacco di cambi di tempo, non sarà quadrata questa musica. Immaginate ascoltare questo pezzo 500 anni fa, era una cosa modernissima, cioè noi conosciamo per esempio di America di Bernstein, è molto simile. Bernstein l'ha scritta 40 anni fa, no, 50 anni fa. Questa invece è di 500 anni fa e risulta modernissima. Ora non parlo più, così ascoltate. Ah, ringrazio la presidente Lucrezia, perché è Mariella Donaloia. Le ringrazio perché. Perché la difficoltà è non solo dover suonare questo pezzo che è complicato, ma passare da uno strumento che si era riscaldato ad uno strumento che non è stato toccato ancora. Quindi è problematico il cambio di strumento così repentino. E sono due strumenti bassa in campo. Sì, scusa, l'avevo dimenticato. La caratteristica è proprio questo, che invece di giocare con uno strumento acuto e uno grave, abbiamo voluto così sfruttare il timbro grave, anche se sono completamente diversi, perché il sassofono ha un timbro molto più brillante, puoi far ascoltare magari un suono grave. Il pezzo puoi far ascoltare un... questo è più morbido. E quindi sono due caratteristiche diverse. E vabbè, ce le godiamo. Divertitevi. Buon divertimento. Thank you.
Anche da Aldo, Giovanni e Giacomo per il film Tre uomini e una gamba. La prossima è che verrà suonare a Fasano. Lui è nato in America, no, non lui è nato in Germania, però era di origini meridionali. Infatti il meridione ce l'ha sempre nel cuore e lo ricorda sempre nei suoi testi. Perfetto. Thank you.
Rimaniamo sempre in area, lavoriamo con questo capolavoro della canzone napoletana, finanziata appunto da Vincenzo Arcuri, scritta nel 50 da Vincenzo De Crescenzo, che è lo zio del De Crescenzo cantante, non Luciano lo scrittore, il cantante. Questa fu presentata al Festival di Pietrigrotta, siamo negli anni 50, e fu uno successo immediato e strepitoso, tradotto in 42 lingue, e un po' tutti i cantanti dell'epoca la cantarono, la immortalarono, compreso Frank Sinatra. È una canzone che racconta la tristezza di un uomo che vuole incontrare la sua bella, va sotto il balcone, la invoca e chiede di incontrarla e non risponde. Si rivolge alla luna e la luna ci risponde: canuccia sta nisciù. We'll be right back.
Noi di tre brani di autori passanti. Il primo è del maestro Vito Copano, la cui figlia è qui presente con noi nel pubblico, e poi a Tony noi chiedemmo se sapeva un po' la storia di questa canzone, che si chiamava Dora piccola Bruna. Non, nelle carte di famiglia non ha trovato niente, però pare, da una ricerca che abbiamo condotto con il maestro Sabatelli in biblioteca, dove abbiamo trovato uno spartito originale, e su questo spartito c'era un timbro che è una traccia. Pare che lui l'abbia scritto in occasione di un concorso che si teneva nell'epoca in Liguria. Ci risulta che lui partecipasse? Sì. Sì, quindi credo che la nostra traccia sia stata quella giusta, la dobbiamo approfondire. Si chiama Dora piccola Bruna, è una canzone d'amore, un sentimento che può avere una ragazza conosciuta da piccola e che rivede dopo un certo tempo e interdisce i suoi sentimenti. Dopo un incidente lui ha avuto il coraggio di reinventarsi e si spende quotidianamente per i musicisti sfortunati, i musicisti disabili, per i quali si inventa strumenti nuovi in modo per venirci incontro quotidianamente. Ha scritto questo pezzo e abbiamo, che si chiama Ciuchino Birichino. Gli abbiamo scritto perché l'ha chiamato così. Lui ci ha risposto per WhatsApp così: il nome è dedicato ai bambini birichini. E Ciuchino perché mi piacciono gli animaletti, tipo la rana. Poi, anche se il motivo è apparentemente giocoso, è stato scritto in un momento difficile. Beh, maestri, metteteci l'armi in questo pezzo.
Scritta da un maestro, Angelino. Si chiama Tarantella ed è la parte finale di un poema sinfonico, Dai Monti al Mare. E il suggerimento della presidente dell'associazione Roselva è dedicata a questa località, ovviamente. E il maestro Angelini, noto ai patanici come maestro Scarsicarizza, oltre a essere stato un direttore di banda tra i più accettati del Meridione, ha scritto molte composizioni. Queste composizioni le andiamo riscoprendo proprio negli studi recenti. Forse tra qualche anno avremo una raccolta completa di questo autore, che non è per niente improvvinciabile, ma è un autore di spessore. Ascoltate, vi renderete conto e da tante. We'll be right back.
che abbiamo alla confusione, e lo dobbiamo fare anche se c'è la luna, ma la luna non illumina gli spartiti. Quindi svegliamoci e concludiamo con Vacanze intelligenti. Questa è la colonna sonora del film, era un film in tre parti. L'ultima parte era curata da Alberto Sordi, era regista di Alberto Sordi. Thank you.